ha detto a Napoli non posso applicare il genitivo, ma soltanto c'è una specie di sospensione della cittadinanza. Sì, sì, proprio il moto dal luogo. Esatto. Vengo da lì. Perché non si sente più. È più preciso dire vengo da lì che sono di lì. Qual è il suo rapporto oggi con la città? Io sono andato via di casa da quella città a 18 anni. Era una città del sud, ma non solo d'Italia, ma del mondo. Aveva la più alta mortalità infantile d'Europa, un'evasione scolare che riguardava praticamente tutti i bambini poveri. E aveva la sesta flotta degli Stati Uniti d'America, che la trasformava nel più grande bordello del Mediterraneo. Dunque, sì, sono andato. Il rapporto con quel luogo è un rapporto di distacco, me ne sono andato. Però tutti i miei centimetri sono cresciuti là. E la mia lingua madre è il napoletano, è la lingua con cui ancora ho a che fare con me stesso. Cioè, quando ho a che fare con me stesso, mi parlo, mi insulto, specialmente in napoletano. E dunque, alla fine, posso dire insomma che quella città non è stata come genitrice o madre, è stata causa. Io sono uno dei suoi effetti. Lei ha detto anche che quello che la spinge verso il passato non è mai una nostalgia, ma una mancanza, cioè correggo il passato e gli do un'altra possibilità. Beh, non è che posso cambiare i connotati al passato, cioè se sto raccontando la storia di Caino e di Abele, Abele deve morire, non lo posso salvare, però posso fare in modo che quei due riescano a intendere bene quello che stanno facendo e quello che si stanno scambiando. Perché mentre corre la vita non ti accorgi di cosa è importante e cosa no, di cosa ti resterà decisivo, e invece dopo te ne accorgi di quello che era essenziale, decisivo, ecco che lo puoi mettere in una seconda stesura della vita stessa, che è la scrittura, che è un concentrato, un resto, un residuo proprio materiale, come quella specie di crosta di sale che si trova in certe pozze marine quando l'acqua è evaporata. Ecco, l'acqua diciamo che sarebbe la forma della vita, che si muove, va, cresce, arriva dentro, poi evapora, se ne va. E invece poi rimane quel salmastro, e quello è per me l'equivalente della scrittura, un resto. E qualcosa che per lei è impossibile? C'è qualcosa che lei pensa che sia, possa essere? Mi è capitato un sacco di cose impossibili, compreso il fatto che io sono qua a rispondere a delle domande gentili da parte di una persona curiosa di me, scrittore. Conosciuto, appunto, vi dicevo che ho conosciuto tutt'altro tipo di domande, insomma, che non prevedevano affatto, domande gentili né risposte adeguate, e non prevedevano affatto una carriera letteraria. E infatti avevo letto che lei non piace definirsi scrittore, le piace... Non le invento le storie, io le prendo dalla vita svolta, dunque mi considero un redattore di storie, però diritto di autore spetterebbe alla vita stessa.